sempre di grandissimo livello, e quello che ci auguriamo tutti, perché lo spettacolo sia sempre migliore. Grazie al direttore della Gazzetta dello Sport. Guardate adesso chi si è portato in testa, proprio Mario Cipollini, che dava disposizioni lì davanti. Sì, dava disposizione. Attenzione, una caduta. Fase questa molto delicata. Ve lo dicevamo, solo in apparenza sono tratti semplici questi, la velocità è sostenutissima, dunque aspettiamo da Fabretti di conoscere chi è finito a terra. Ci sono almeno 10 corridori, c'è il campione d'Italia Cristian Moreni, è finito contro il muretto Cristian, c'è anche Leif Oste. Fabretti, ci sei? Sì, è proprio così. Allora, innanzitutto c'è appunto Cristian Moreni, come hai detto tu, poi c'è Pospejev, che comunque è in piedi. Moreni è sanguinante, comunque nessun problema. Poi per quanto concerne gli altri, vedo Oste, proprio lui, Oste. Ancora più avanti andiamo, prego Massimo, ancora più avanti c'è un uomo Liquigas, si tratta, vediamo un pochino, sì, grazie Massimo. Intorno alla 40esima posizione si è verificata la caduta. Sì, proprio così, adesso sono proprio davanti a un altro corridore che è a terra, si tratta di Aysel della Française des Jeux, che già era caduto nell'ultima tappa della Tirreno Adriatico, e poi l'uomo della Liquigas è Milesi. Comunque tutti coscienti, qualche scoriazione, qualche ferita, però tutti coscienti, credo nessuna frattura, nessun problema a livello osseo. C'è anche un corridore della T-Mobile, si tratta di Schreck. Recuperiamo il gruppo. Grazie Alessandro, vanno troppo. Ripristiniamo il collegamento, una breve interruzione audio. Dicevo, Davide Cassani, quando si viaggia 60-65 all'ora e la strada non è ampia, possono succedere questi inconvenienti. E soprattutto frangenti in cui tutti vogliono stare davanti, tutti non ci stanno, ci sono questi sbandamenti, queste frenate, e sovente ci scappa anche la caduta. A proposito di cadute, adesso vediamo in testa Decker che 3 anni fa cadde a Diano Marina, si ruppe il femore. Era Aysel, uno dei velocisti più attesi, atleta della Française des Jeux, mentre tutti gli altri, i favoriti della vigilia, stavano pedalando nell'avanguardia del gruppo, quindi non hanno avuto problematiche. Tra i caduti Oste, Pinot, Bonomi, Milesi, come abbiamo visto Moreni e Schreck. Possiamo tornare in diretta mentre c'è questo corridore Oste della Discovery, proprio Leif Oste. Secondo al Giro delle Fiandre lo scorso anno. Siamo in vista della salita, ormai l'ingresso a San Lorenzo al Mare. Salita della Cipressa che comincerà a 27 km dall'arrivo, ancora 4-5 km. Vedete che la seconda parte del gruppo sta cercando di rientrare. Uomini della Isole Baleari, potrebbe essere rimasto attardato Valverde, però questi corridori avranno la possibilità di rientrare. Sì, Valverde è lì. Eccolo lì, Alessandro Valverde, sparisce adesso dall'inquadratura. Era uno dei più attesi, Alejandro Valverde, talentuoso corridore spagnolo, vice campione del mondo ad Hamilton nel 2003. Alessandro Fabretti, un gruppo di un 35-40 corridori è rimasto attardato. Sto cercando di recuperare il gruppo, comunque ti posso dire che il plotone si è frazionato in diversi plotoncini. Noi stiamo risalendo e troviamo gruppetti di una decina di uomini, ne abbiamo appena superato uno, adesso ne superiamo un altro. In ultima posizione c'è Sergio Paolino, un pochino più avanti c'è Sergei Ivanov, anche Ruslan Ivanov, c'è Domenico Pozzovivo. Continuiamo ad andare più avanti e vediamo un altro plotoncino, però è troppo avanti rispetto alla nostra marcia, quindi ti richiediamo la linea appena lo raggiungiamo. Perfetto Alessandro, grazie per la tua collaborazione. Stanno recuperando dietro, si è nuovamente ricompattato il plotone, siamo a 30 km dal traguardo. A parte Valverde, non mi sembra che siano rimasti staccati altri favoriti. Mi sembra di no. Ecco qui tanto rivediamo la caduta che ha coinvolto tanti corridori, caduta che è successa nella prima parte del gruppo intorno alla 30esima.
presa una posizione, vedete che i corridori dietro sono costretti a fermarsi, a rallentare, davanti invece la velocità ha continuato ad essere intorno ai 50 all'ora. Adesso gli uomini della Rabobank per Oscar Freire. Siamo a 2 chilometri dall'inizio della salita della Cipressa, di Costa Rainera per la precisione. Mini spot per noi. Bupi and Denim. Touch please. Torniamo in diretta, gentili telespettatori. Dunque, una caduta avvenuta tra Imperia e San Lorenzo al Mare ha spezzato il gruppo. Tra coloro che sono rimasti a terra, il campione d'Italia Christian Moreni. Moreni avrebbe comunque svolto un'azione da gregario in questa Milano-Sanremo, un Moreni che punterà tutto sulle classiche del Nord. Quella che abbiamo visto inquadrata era la prima parte del gruppo e questi sono gli immediati inseguitori. Per loro 20 secondi da recuperare. È abbastanza complicato, lo possono fare, possono rientrare. Fabretti, a te. Sgancia ancora. Una notazione direi molto importante nel gruppetto dei 30 a cui probabilmente facevi riferimento tu, c'è Sergio Marinangeli della Naturino, era il corridore di cui avevamo parlato precedentemente, è rimasto indietro e adesso sta cercando lui in prima persona di riportarsi nel resto del gruppo, ma ormai sarà troppo tardi anche perché sta per cominciare la Cipressa. Comunque crediamo che ci sia ancora spazio di recupero per questi atleti, soprattutto nel tratto in salita. Martinello, a te. Sì, sarà complicato per chi sta inseguendo, perché anche se dovessero riuscire a riagganciare il gruppo inizia immediatamente la salita della Cipressa e questo rende tutto più difficile. Purtroppo sfortunato, Alejandro Valverde sarebbe stato sicuramente un soggetto interessante da tenere d'occhio nel finale, però sono rimasti tutti gli altri, i migliori, molto attenti, hanno corso sempre nelle prime posizioni, quindi non sono stati sorpresi da questa caduta che purtroppo può accadere in corse come queste, dove soprattutto nei tratti di strada dove c'è molta tensione, come quello dove è avvenuta la caduta. Tentativo di Simone Masciarelli della squadra Acque Sapone Adria. Simone Masciarelli dunque cerca di anticipare tutti prima del tratto impervio di Costa Rainera. Ci aveva provato anche l'anno scorso Simone Masciarelli, prova a raggiungere, cerca di uscire dal gruppo dei ritardatari. Sta cercando di sfruttare il lavoro della Miragli che come vedete stanno cercando di raggiungere la prima parte del gruppo, ma come ha detto Silvio qui il gruppo sta andando ai 60 all'ora, comincia la salita di Costa Rainera, salita della Cipressa, cominciata in questo momento. E c'è anche Kim Kirschen in seconda posizione, dunque la Fassa Bortolo cerca di tenere alto il ritmo senza però frazionare il gruppo. L'obiettivo della formazione diretta da Ferretti è proprio quello di allungare il gruppo senza creare però fratture importanti. Mentre Kirschen sta facendo lo stopper in seconda posizione, riconoscibile dal momento che ha la maglia di campione lussemburghese, da non confondere con Dekker che invece veste la maglia di campione olandese. In terza posizione si era mosso anche l'anno scorso Eric Dekker della Rabobank, atleta esperto, un corridore che l'anno scorso ha vinto in maniera clamorosa la Parigi Tour al termine di una fuga lunghissima. C'è anche Bettini, vedete Mario Cipollini che pedala intorno alla 20ª posizione, naturalmente lui dovrà difendersi in questo tratto in salita. Siamo nel comune di Costa Rainera, un'ascesa che misura 5 km e 700 metri, con l'ultimo chilometro e mezzo in falso piano che collega i due comuni, Costa Rainera a Cipressa. Ed è Luca Scani, un giovane neoprofessionista in testa, sta facendo a tutta questo primo tratto di salita, poi Kirschen, poi Dekker, abbiamo visto anche Davide Rebellin in quarta posizione. Si era messo in evidenza anche alla Tirreno Adriatico Luca Ascani nel corso della prima tappa di Civitavecchia. Con il numero 135, proprio Davide Rebellin fu sfortunatissimo l'anno scorso, Davide cadde, andò a finire contro Bartoli nel corso della discesa della Cipressa. C'è anche Kashiekskin del Kazakistan e notate l'agilità con cui riesce a salire
Alessandro Petacchi. Alessandro Petacchi è lì con il 111 di dorsale, c'è Franco Pellizzotti al fianco di Petacchi. Sì, Pellizzotti, sta arrivando anche un uomo della Sunia Duval, ma tra un po' mi aspetto un attacco della Ceramica e Panaria, saranno loro che movimenteranno questa salita, almeno io penso. Andatura sostenuta, ha già fatto partire il cronometro Davide Cassani e in effetti è proprio un Panaria che prova a sganciarsi, si tratta del bolognese Luca Mazzanti. Non c'è pari de Grillo, quindi Panaria dovranno per forza portar via una fuga. Ci sono Mazzanti, c'è Tiralongo e c'è anche Sella. Sella, vincitore lo scorso anno di una tappa al Giro d'Italia, bellissima quella di Cesena, e sono loro che stanno cercando di attaccare in questo primo chilometro della Cipressa. Fabretti, a te la linea. Sensazione, è solamente una sensazione, ma a quello che percepisco è che questa Cipressa non sia stata presa tutta dai corridori, infatti il gruppo, il plotone rimane pressoché compatto, anche se molto allungato, comunque compatto. E intanto ci segnalano che il gruppetto dei ritardatari, di coloro che erano rimasti indietro per la caduta, sono a 40 secondi, dunque Valverde e Marinangeli segnalati a 40 secondi. Tanti saluti. Arrivederci l'anno prossimo, non c'è la possibilità per loro di rientrare. Siamo sicuri che ci fosse Valverde dietro? Sicurissimi no, ma la sensazione era quella. Un Mazzanti che ha provato l'allungo ma per adesso non riesce a fare la differenza. C'è anche Thor Ushovd, attenzione a questo atleta norvegese, campione nazionale. Vediamo ancora Stuart O'Grady, che pedala intorno alla 25esima posizione. Per adesso Cipollini si lascia sfilare ma non si stacca, dunque un Mario Cipollini per il momento in grande condizione, anche se per lui il tratto più duro sarà dal terzo al quarto chilometro, là dove le pendenze raggiungeranno il 7%. Adesso infatti chiediamo aiuto ad Alessandro Fabretti se riuscirà a scovare la posizione di Valverde, perché noi abbiamo avuto comunicazione di un Valverde nel secondo gruppo ma non ne siamo assolutamente sicuri. C'era un Isole Baleari, che è proprio la squadra di Alessandro Valverde, lì affiancato a Stuart O'Grady, ma non siamo riusciti ad individuare il numero. Invece qua, eccolo qua, invece davanti c'è Valverde. Sì, eccolo lì, Valverde è nel primo gruppo, quindi ma è proprio quel corridore che vediamo alla destra di Jens Voigt. Eccolo qui, Alessandro Valverde. Dunque vi avevamo dato un'informazione non corretta, Valverde non era rimasto coinvolto nella caduta e quindi ha tardato, e a questo punto è pericolosamente in questo gruppo, lo diciamo per difendere in qualche modo i colori degli italiani. Certo. Pensa Davide che nella storia della Sanremo ci sono 48 vittorie italiane e 47 straniere, quindi è una lotta assolutamente all'ultima vittoria. Abbastanza sorprendente la posizione di Francesco Casagrande, eccolo qui all'attacco nonostante un problema ad un ginocchio che lo ha tenuto lontano dalle corse per un periodo abbastanza lungo, e qui all'attacco sulla salita di Costa Reinera, salita della Cipressa. Non è nuovo a tentativi di questo tipo Francesco Casagrande, un attaccante nato classe 1970, se non ricordo male provò Francesco Casagrande ad andarsene sulla Cipressa nel 2001, quindi storia di 4 anni fa, e percorse i 5 km e mezzo della Cipressa in 9:36, che è il record degli ultimi anni. Sì, ancora meglio rispetto al tempo fatto registrare da Pantani nel 99, quando impiegò 9:38. Gruppo comunque allungato, a te la linea Fabretti. Gruppo rimane allungato ma ripeto rimane pressoché compatto, a parte alcuni corridori che hanno perduto contatto, ma sono veramente pochi al di là dei 30 che sono rimasti indietro. In effetti neppure io ho visto Alejandro Valverde, comunque mi riproponevo al termine della Cipressa di andare, di portarmi su quel gruppetto per verificare. Comunque avete verificato voi? No? Io ho notato che non ha il numero sulla bicicletta, può darsi che abbia sostituito il mezzo oppure ce l'ha in una posizione nascosta il numero Alessandro Valverde.
per essere facilmente individuato. Volta di Paolo Tiralongo, corridore siciliano, dunque Tiralongo e Casagrande provano a fare selezione, siamo ormai al terzo chilometro di ascesa. Eccolo qua Tiralongo con Francesco Casagrande in seconda posizione, Francesco Casagrande che quest'anno ha partecipato solamente a due gare, al Giro del Mediterraneo e al Gran Premio di Chiasso dove si è ritirato. Molti piazzamenti invece che segnalano un ottimo stato di forma per il siciliano Paolo Tiralongo. Cominciamo con il trofeo La Iguaglia per passare alla Milano-Torino, sempre piazzato Paolo Tiralongo che ha avuto grossi guai fisici sia l'anno scorso che due anni fa ed è confortante che abbia ritrovato una condizione competitiva. Dunque Tiralongo e Casagrande che non riescono a guadagnare granché, anzi il gruppo li ha già raggiunti. Fabretti. Sì, adesso io mi trovo in coda al plotone con Cron che sta faticando, davanti a lui ci sono altri corridori ma il gruppo rimane sempre sempre compatto. Ormai è terminato il tratto più difficile, ancora un chilometro circa, qui le pendenze sono intorno al 2-3%, qui possono andare 40 all'ora, anche di più. E queste immagini invece si riferiscono ad atleti che erano rimasti staccati e che cercano di recuperare. Abbiamo visto Commesso, abbiamo visto Ludwig della Domina Vacanze e qui siamo tornati su Alejandro Valverde, siamo nella parte... Guarda dove ha il numero, ecco sì, perché non lo vedevamo. Sotto la sella. Ha il numero proprio sul canotto del sellino, quindi Alessandro Valverde con estrema facilità sta completando la salita ed è sella, ci prova sella, quindi le previsioni di Davide Cassani si sono rivelate giuste, in Panaria all'attacco, prima con Mazzanti, poi con Tiralongo, adesso con Emanuele Sella. Siamo nel tratto in falso piano verso Cipressa, verso la chiesa della Visitazione, lì si concluderà la salita. Qui noto poca esperienza da parte di Sella, è scattato praticamente in pianura, non poteva guadagnare niente, difatti vedete il gruppo lo ha risucchiato immediatamente con gli uomini di Alessandro Petacchi. Siamo in cima alla salita di Costa Rainiera, cima della Cipressa. 9 primi e 30 secondi, quindi un tempo record per coprire questi 5 chilometri e 7 di salita. Non scatti secchi ma evidentemente un ritmo infernale. Prima Scani, poi Mazzanti, poi Tiralongo, poi Sella. Ecco qui rivediamo proprio il culmine della salita, siamo a Cipressa. Adesso comincia la discesa, molto tecnica, molto difficile. Una discesa che presenta 25 curve con 3 tornanti. Da Cipressa si passerà nella frazione Aregai per tornare poi sulla statale Aurelia. E lì mancheranno al traguardo meno di 20 chilometri. Sì, in questo momento di chilometri ne mancano 20, quindi ci sono 2 chilometri e mezzo, 3 di discesa e poi si ritorna sulla via Aurelia. Eccolo qua Celestino, è normale. Tratto da brividi, Celestino come aveva fatto l'anno scorso, vuole disegnare le curve e possibilmente cercare dei compagni di fuga. Aveva previsto e dichiarato anche un tentativo sul Poggio, evidentemente è più forte di lui. Mirko Celestino, quando vede la discesa della Cipressa, vuole buttarsi giù a tutta. La conosce come le sue tasche, forse ancora meglio. Tra un po' ci sarà quella discesa, quella curva che inganna, una curva sulla destra. Vedete che Celestino ha anche il tempo di bere, di buttare via la borraccia, ma gli uomini di Petacchi sono pronti, come anche Davide Rebellin. Davide Rebellin potrebbe tentare una soluzione personale. Questa sul è una curva Poggio brutta. Oppure anche aiutare Danilo Ondo. Non esatto. Dimentichiamoci di questo velocista tedesco della Gerolstein. Hai fatto bene a ricordare il nome di Danilo Ondo, un corridore veloce, un corridore che riesce a superare molto bene queste salite. Fabretti, velocità pazzesca immagino. Adesso siamo intorno ai 70 km orari, la discesa come già dicevate voi è molto tecnica, il gruppo ha superato il cartello dei 20 km alla conclusione in questo momento. Molti corridori che si erano attardati, molti dei corridori che si erano attardati stanno per riportarsi nel gruppo. Come condizioni dell'asfalto
sono migliori quelle della Cipressa rispetto a quelle del Poggio. È un asfalto più vecchio, più liscio, più usurato quello del Poggio rispetto all'asfalto di Cipressa. Questo è molto bello, vedete le traiettorie perfette per Celestino, un po' di difficoltà per il corridore della Fassa Bortoli in seconda posizione, mentre Bettini lo vediamo in Bettini mi sembra in quinta posizione, molto bene anche Paolo Bettini. Siamo ormai in fondo alla discesa, tra 500 metri la corsa ritornerà sulla via Aurelia. Di una cosa abbiamo la certezza, che i due Fassa presenti non collaboreranno nel tratto. Ma non ci pensano proprio, non ci pensano proprio, sono lì e hanno la funzione di stopper. Attenzione anche Tom Bonen con Zabel, con Tom Bonen. Ci sono tutti i velocisti che anno dopo anno prendono le misure a questa classicissima. Siamo tornati sull'Aurelia, gentili telespettatori. Ecco, guarda, questo... E Tom Bonen addirittura lancio un cambio all'americana. Vedete, non ce la faceva Zabel, dal momento che c'era un piccolo buco, Zabel ha dato la mano, un classico lancio all'americana che conosce molto bene Silvio Martinello. E il grillo non poteva non farsi vedere anche in questo tratto, generosissimo. Paolo Bettini, campione olimpico, colui che negli ultimi anni è sempre riuscito ad interpretare in maniera fantasiosa la Milano-Sanremo. Martinello, a te. Sì, bellissimo l'attacco di Bettini, malgrado non sia in grandissima condizione, lo ha dimostrato alla Tirreno Adriatico di non avere purtroppo la condizione dell'anno in cui vince la Sanremo, però protagonista, la grande esperienza, ha fatto una discesa a ruota dei migliori e si è lanciato in questo tratto in pianura che diventa, in alcune occasioni è diventato determinante, perché i favoriti principali si controllano e ci può essere sempre qualcuno che può prendere di sorpresa tutti e cercare di andare. Bettini sta facendo questo gioco mentre Tom Bonen, il suo compagno di squadra, attende lo sprint e la volata nel tentativo appunto di battere i migliori. Bettini, che non avendo la condizione di due anni fa, ha cercato questa carta a sorpresa in fondo alla discesa. Non ci sono possibilità perché gli uomini di Petacchi sono pronti. Adesso vediamo, potrebbe essere Algan, il corridore della Crédit Agricole, che si è lanciato all'inseguimento di Bettini, non ne sono sicuro, è comunque un corridore della Crédit Agricole. Questo invece è il gruppo. Gruppo che naturalmente è sceso allungato dalla Cipressa, là davanti ci sono Paolo Bettini e un atleta della Crédit Agricole. Adesso cercheremo Kashiekskin. È del Kazakistan, quindi è un conterraneo di Alexandre Vinokurov. Dovranno essere passati Riva Ligure, Arma di Taggia e Capoverde prima del bivio per il Poggio di Sanremo. Sono 9 chilometri terribili per coloro che sono in avanscoperta, perché dietro naturalmente il gruppo ha dei vantaggi enormi. Ha tutto il tempo, parlo del gruppo, di organizzarsi e di andare a riprendere i due fuggitivi. E qui adesso è un tratto in leggerissima salita, adesso mi aspetto, ecco, difatti vedete il gruppo si è già organizzato con gli uomini di Petacchi, tutti lì davanti. Roberto Petito. Petito, poi Kim Kirschen. E c'è anche Marco Velo in terza posizione, gruppo forte di una cinquantina di unità. Te Fabretti. Per segnalarti che è rimasto attardato Fred Rodriguez, campione americano già piazzato qui alla Milano-Sanremo. E Cipollini? Cipollini mi sembra lì davanti. Quindi sono tutti davanti i velocisti? Eh sì, per ora sì. Eccolo là, lo vediamo adesso, tra un po' dovremmo vederlo, Mario Cipollini dall'elicottero. Beh, comunque vada a finire. Mario Cipollini, che tra pochi giorni compirà 38 anni, va applaudito. È riuscito a tenere le ruote dei migliori sulla Cipressa, cosa rara per lui. Dunque un Cipollini estremamente competitivo. Quest'anno si è già tolto la soddisfazione di battere Bonen in una volata al Giro del Qatar e anche di battere Petacchi al Giro della Provincia di Lucca. Uno dei pochi che è riuscito a battere Alessandro in un arrivo pianeggiante. Sempre a tutta, i due uomini al comando, 16 secondi di vantaggio. Dietro ci sono tutti i velocisti, almeno Petacchi, Cipollini, abbiamo visto anche Ondo, abbiamo visto Ogredi, c'è anche Allan Davis, corridore della Liberty Seguros, naturalmente Oscar Freire. E chi lo stacca Freire? Secondo me ha giocato sulla Cipressa Freire. Bisognerà aspettare invece
il poggio probabilmente per vedere l'azione di Alessandro Valverde, è assolutamente il più temibile di questo gruppetto, ma anche Pellizzotti potrebbe finalmente mettere fuori la propria ruota, un Pellizzotti che è andato forte alla Parigi-Nizza. Eh sì, sono loro due gli atleti che potrebbero cercare di sfruttare quest'ultima salita. Non è durissima, ma dopo 288 chilometri è duro anche un cavalcavia. Kasiecin e Bettini. Il tentativo di Bettini è avvenuto non appena ha imboccato la statale Aurelia, quindi al termine della discesa ha visto un attimo di deconcentrazione da parte degli altri atleti e ha provato lo scatto. E questa è pure semplice generosità. Vi ricordate quando Bettini vinse la Sanremo? Attaccava in salita, attaccò sulla cipressa e attaccò sul poggio. Non ha la stessa condizione, lo sapeva, e ha cercato di sfruttare questo tratto pianeggiante dove scattare è un po' più semplice, ma sfortuna sua, ci sono cinque uomini, anzi in questo momento sono due, che stanno tirando per andarlo a riprendere. Stanno tirando per Alessandro Petacchi e tutti gli altri. Sembrava comunque un'azione destinata a risolversi in pochissimo spazio, e invece hanno ancora oltre 10 secondi di vantaggio Bettini e Kasiecin. A me Fred Rodriguez sembra nel gruppo da Fabretti. Proprio così, rientra in questo momento il gruppo dei ritardatari, il gruppetto nutrito dei ritardatari di cui faceva parte anche Fred Rodriguez, ed è rientrato grazie all'azione di Boven, Denbacher e Orrillo. Dunque tre uomini Rabobank sono rientrati nel gruppo. Vi volevo segnalare che nel gruppo c'è anche Gabriele Colombo, che vinse qui nel 96. È proprio la sua corsa la Sanremo, ci riferiamo a Gabriele Colombo. 26 secondi per Bettini e per l'atleta del Kazakistan. Dunque un tentativo che sta assumendo delle proporzioni rilevanti. Il problema per loro arriva proprio adesso, perché la strada comincia a crescere, siamo ormai nei pressi di Armaditaggia, e davanti, dal momento che Petacchi comincia a preoccuparsi, ha messo tutti gli uomini davanti, manca solo Ongarato, tutti gli altri ci sono. Gruppo forte adesso di almeno 60-65 concorrenti. Fabretti, a te. Sì, è proprio così, è forte di 60-70 uomini. Adesso stiamo superando questo tratto in cui la strada si biforca. La natura non è altissima, anche perché c'era solamente la fassa Bortolo davanti a tirare. È chiaro, non c'erano uomini Rabobank. Però Scalfrede, attenzione, perché c'è una caduta, una vera e propria scivolata, senza grandi conseguenze a livello fisico. Comunque l'uomo della Davita Monlotto, si tratta di Van Sumeren, è rimasto a terra, è scivolato e non rientrerà più nel gruppo. È rientrato anche Salvatore Commesso della Lampre Caffita. E bravo Totò, dunque un Commesso che sta dimostrando di non andare forte solamente nel mese di luglio. Tra pochissimo, ormai 3 chilometri, il poggio di Sanremo con un generoso Paolo Bettini all'attacco. Paolo Bettini andrebbe premiato solamente per la fantasia con cui interpreta determinate corse. Eh sì, ce ne fossero di corridori così, mai domi, sempre all'attacco, anche se la forma non è delle migliori. E hanno guadagnato ancora qualcosina, 30 secondi, arrivano anche gli uomini di Oscar Freire. E per forza devono arrivare, altrimenti per i velocisti sarebbe una beffa. Arriva Jan Boven, arriva anche l'esperto Maarten Denbacher, e poi Mazzanti, e anche l'altro della Panaria, Emanuele Sella, Galleria Castelletti. Quindi Armaditaggia alle spalle, sono già usciti i due fuggitivi dalla galleria. Adesso c'è un tratto in leggera discesa, ancora pochi chilometri, poi il poggio. E notate come chieda pochi cambi Paolo Bettini, la grinta, la classe, la generosità del grillo livornese. Negli ultimi anni ci ha provato in discesa dal poggio, ci ha provato sul poggio, ci ha provato sulla cipressa. Quando vinse nel 2003 riuscì a tenere la ruota del proprio compagno Luca Paolini. Oggi il suo tentativo in un tratto assolutamente impensabile. Al termine della discesa. Adesso guardiamo il distacco più o meno invariato, almeno l'impressione è questa. Siamo nell'ordine dei 25 secondi.
squadre Fassa e Rabobank praticamente al completo, c'è Valverde in quarta posizione, campione spagnolo che viene da e adesso è Baldato che si è portato al comando, Fabio Baldato. Mario Cipollini bravissimo oggi, vedete c'è anche Kurt Asle Arvesen, altro atleta norvegese, ci dovrebbe essere anche Baden Cook della Française des Jeux e anche Gilbert, questo belga che potrebbe tentare un'azione sul poggio, rilancia ancora Paolo Bettini. Adesso perderanno secondi perché la strada torna a salire, si conoscono molto bene questi due atleti perché nel 2003 erano compagni di squadra alla Quickstep. E dire che Paolo Bettini ha avuto un avvicinamento alla Sanremo molto problematico per lui, due influenze in famiglia, si sono ammalati tutti e lui ha avuto due ricadute e alla Tirreno Adriatico nelle prime tappe era l'ombra di se stesso, strada facendo ha trovato la condizione. Condizione che cerca di sfruttare adesso, non, anche se non è al massimo, ancora poche centinaia di metri e poi comincia il poggio, meno di 10 km all'arrivo. Ecco, se volete individuare Valverde basta capire quello che non ha il numero. Alessandro Valverde, vedete, ha la divisa variegata con predominanza dell'arancione, maglia delle Isole Baleari, da non confondersi con la maglia della Domina Vacanze. Siamo a 20 secondi di margine per Paolo Bettini. Sono un po' pochi dal momento che ci sono ancora 9 km e mezzo circa, tra un po' il bivio a destra, stanno perdendo molti secondi, eccolo qua il poggio. Ci siamo signori, è l'ultima asperità della classicissima di primavera, il poggio di Sanremo che misura 3 km e 700 metri, pendenza massima del 7%, pendenza media del 3.8. Tra un po' verranno ripresi. Il gruppo è lanciatissimo, gruppo lanciatissimo. 15 secondi all'imbocco della salita per Bettini e Kashiekskin. Tentativo coraggioso per questi due atleti, in particolare per Bettini che ha ricevuto ben pochi cambi dal corridore della Crédit Agricole. 30 curve e 4 tornanti prima della fine di questa salita. 2 km al 5-6%. 9 km, meno di 9 km la conclusione, vedete Kashecki, vedete Bettini, ma lì a 100 metri il gruppo tirato dagli uomini di Alessandro Petacchi. Non ha fatto corsa anonima il grillo livornese, ci ha provato e se avesse avuto un altro compagno di fuga o altri compagni di fuga più determinati, questa azione letteralmente inventata avrebbe potuto anche raggiungere il traguardo. Martinello, un tuo commento sulla situazione attuale? Ma una situazione in evoluzione, purtroppo per Paolo Bettini sarà difficile riuscire a mantenere il vantaggio perché dietro naturalmente si stanno a questo punto scatenando tutti i principali protagonisti. Abbiamo visto tra i primi Jens Voigt, anche lui ha fatto un grande inizio di stagione, abbiamo visto Danilo Ondo, abbiamo visto Petacchi, abbiamo visto Eric Zabel, abbiamo visto Vinokuro, tutti i più grandi e naturalmente Oscar Freire, tutti i più grandi che sono lì solo ad aspettare il momento buono. Sarà difficile per Paolo Bettini, ma indubbiamente un'azione coraggiosa e che denota ancora, che testimonia, se mai ce ne fosse stato bisogno, la grande caparbietà e la volontà di questo corridore. Dopo un paio di chilometri, mentre cerca di muoversi Visioso, mi sembra, atleta della Liberty Seguros, Angel Visioso, è proprio lui, è come volevasi dimostrare, ci ha provato anche l'anno scorso ed è proprio Visioso ad andare a raggiungere Kashiekskin e Bettini, li passa a velocità molto più alta, mentre al secondo chilometro di salita in località Santuario Madonna della Guardia ci sarà un falso piano adattissimo a delle azioni di potenza. Sì, hanno già affrontato 1200 metri, ha difficoltà nell'affrontare questo tornante sulla sinistra per Visioso, un altro attacco, rivediamo l'attacco di Visioso, mentre qui siamo tornati con le immagini in diretta, siamo a 1000 metri dalla fine del tratto più impegnativo, ma dopo ci sono ancora 1500 metri. Vedete
c'è Pellizzotti con la divisa Liquigas, ecco Oscar Freire che mi sembra stia utilizzando un rapporto un po' pesante, c'è anche Danilo Di Luca, c'è Fabio Sacchi davanti a Petacchi. Sta pedalando benissimo. Sì, Petacchi assolutamente più competitivo in salita rispetto allo scorso anno. E chiediamo anche la posizione di Mario Cipollini a Fabretti. A te Alessandro. La posizione di Mario Cipollini è buona ma non eccezionale. Mario sta cercando di tenere gli assalti, si mantiene per il momento intorno alla quarantesima, cinquantesima posizione, comunque non verrà, salvo naturalmente eventuali attacchi, non verrà staccato. E vi volevo segnalare anche che oltre a Totò Commesso della Lampreca Fila ci sono altri due uomini e si tratta di Daniele Bennati e Giuliano Figueres. Grazie Alessandro, un Cipollini che cerca di far valere la propria esperienza, ma sicuramente un Cipollini brillantissimo oggi soprattutto sulla cipressa. È partito troppo presto Vizioso, adesso è Tiralongo che si sta portando nella scia del corridore spagnolo, ma il gruppo, quel che resta del gruppo, è a pochissimi secondi. È finito il tratto più impegnativo, adesso c'è questo tratto in falso piano, ma attenzione perché tra 600 metri ci sarà un'altra rampa molto molto insidiosa. 7 chilometri al traguardo, vale a dire che al culmine della salita manca poco più di un chilometro. Ancora lui, Paolino Tiralongo con Angel Vizioso, non riescono però a fare il vuoto. Vedete, c'è Valverde con Emanuele Sella, c'è anche il corridore, mi sembra è Vinokurov, questo è la sua pedalata, Alexandre Vinokurov. C'è Rebellin, c'è Pellizzotti, si accendono le micce. Tratto Santuario Madonna della Guardia. Questo è quel famoso strappo di cui ho parlato prima. Non fa la differenza Vinokurov, però il suo scatto vuol dire che Zabel non sta benissimo. Sta bene invece Davide Rebellin con Pellizzotti. E bravo Davide. Un Rebellin che l'anno scorso fece qualcosa di eccezionale nelle classiche del nord. E c'è Kim Kirschen a rispondere a questi attacchi, il campione lussemburghese. Stopper, oggi è questo il suo ruolo. Kim Kirschen è andato molto forte alla Parigi-Nizza, ha già vinto due corse quest'anno. Siamo ormai a 700 metri dallo scollinamento. Unico atleta Fassa-Bortolo che ha disputato la Parigi-Nizza e che è stato convocato per la Milano-Sanremo. Dunque il delfino di Bibione, Franco Pellizzotti con Kim Kirschen, Davide Rebellin, c'è anche Alessandro Valverde con Mirko Celestino e poi anche Axel Merckx della Lotto. Axel Merckx, medaglia di bronzo alle Olimpiadi. Vediamo il vantaggio, sta arrivando un altro corridore, il gruppo è a 100 metri con Alessandro Petacchi nelle prime posizioni, c'è anche Uschov del campione norvegese. Attenzione a questo Uschov che al Tour de France non aveva paura di nessuno negli arrivi allo sprint. Fabretti, a te la linea, siamo in cima al poggio con Pellizzotti e Rebellin davanti a tutti. È staccato Bradley McGee e Bradley McGee è nettamente attardato, si è staccato anche Fred Rodriguez, nuovo a voi. 6:10 il tempo fatto registrare dal gruppo in questa scalata, il ritardo degli inseguitori 6 secondi. Alessandro, se riesce ad individuarla la posizione di Cipollini, per favore. È avanti Cipollini. È nel primo gruppo Marione Cipollini. Attenzione, attenzione perché diventa un uomo pericolosissimo, se non altro perché questa è la sua 17ª Milano-Sanremo e l'ha preparata nel migliore dei modi. Forse l'ultima, visto che ormai ha 38 anni. Eccolo qui, Mario Cipollini. Comunque vada a finire per lui una grande Milano-Sanremo. Le stesse ruote che ha usato al mondiale di Zolder. Questa invece azione di Valverde tanto attesa non c'è stata. No. Non aveva evidentemente la necessaria brillantezza per andarsene Valverde, ma non dimentichiamoci che con un leggero margine ci sono questi uomini, tra i quali Mirko Celestino che in discesa è un funambolo. E cercherà di sfruttare queste curve, difatti si è portato immediatamente al comando, ma il gruppo è troppo vicino. Celestino, poi Rebellin in seconda posizione, Kim Kirschen in quarta e Franco Pellizzotti in terza. Hanno
una manciata di secondi, non di più. La discesa del Poggio misura complessivamente 3 km e 200 metri. E termina 2 km e mezzo dal traguardo posto qui in via Roma. Per Celestino sarebbe stato necessario un asfalto umido, per non dire bagnato. Allora sì che forse in questo tratto in discesa avrebbe potuto fare qualcosa di significativo. C'è Valverde in questo gruppo, con Pellizzotti, con Rebellin, con Kim Kirschen, con Axel Merckx. Quindi un Valverde che ha provato, ma senza riuscire in un'azione personale. Vedete, c'è proprio il corridore di Murcia della Liberty. Eccolo qui inquadrato, Alessandro Valverde. Per lui terza esperienza alla Milano-Sanremo. Adesso staremo a vedere se il gruppo riuscirà a guadagnare qualcosina. 50 metri di vantaggio, non di più. Ancora tre curve difficili, poi la discesa continua, ma sarà un lungo rettilineo che porta la corsa di nuovo sulla via Aurelia. Non l'abbiamo visto inquadrato sul Poggio, ma dovrebbe esserci Tom Bonen, sì, dovrebbe in questo esserci. Gruppo con Cipollini e con Alessandro Petacchi. Dunque ennesima sfida tra le ruote veloci nella classicissima di primavera, giorno di San Giuseppe. Eccolo lì, Tom Bonen. Martinello, come dovrà lavorare adesso la Fassa, che mi sembra la formazione più rappresentata? Ma sicuramente è molto ben rappresentata, però non dimentichiamo che ha già lavorato molto la Fassa. Sarà importante e necessario per Alessandro Petacchi avere più uomini possibili in grado di lanciarlo al meglio, anche perché credo che abbia ancora vivo nel ricordo la sconfitta dell'anno scorso, quando negli ultimi 50 metri gli mancarono letteralmente le gambe. Petacchi è sicuramente un altro corridore, quest'anno molto più preparato, molto più in palla, speriamo bene. Cerca di giocarsi le proprie carte Franco Pellizzotti, adesso è lì davanti a tirare il corridore veneziano. Eccolo qui Franco Pellizzotti. Valverde potrebbe tentare un allungo in questi ultimi due chilometri, Tom Bonen che sarà aiutato da Guido Trenti. Aiutato e pilotato dal corridore con passaporto metà italiano e metà americano, Guido Trenti. Siamo a 2 km e 100 metri dal traguardo, gentili telespettatori. Arriva fasi ormai finali della Sanremo. Il gruppo sta recuperando ormai pochissimi secondi. Ushov è già riuscito ad agganciare il drappello dei battistrada. Gruppo compatto, gruppo per modo di dire, perché saranno una quarantina. C'è Marzoli che cerca con la maglia rossa di far qualcosa. C'è anche Axel Merckx che con un'azione similare riuscì a conquistare il bronzo proprio alle Olimpiadi di Atene. Attenzione perché c'è anche Ventoso della Sonia Duval con la maglia gialla. Velocista questo Francisco Zabaia Gutierrez, che darà una mano a Ventoso, sempre della Sonia Duval. Sbandamenti pericolosissimi. C'è anche Philippe Gilbert della Française des Jeux. Si sta organizzando il treno dalla Fassa, sta cercando di arrivare un altro corridore, Brochard. Laurent Brochard, campione del mondo a San Sebastian. Prova un'azione come quella di Schmill nel 99, ma il Fassa Bortolo, notate Freire, è già in quarta posizione. Siamo all'ultimo chilometro. Tratto di Corso Cavallotti, poi Rondò Garibaldi, via Fiume e la virata finale verso via Roma. Vedremo se sarà Velo o se sarà Trenti a lanciare questa volata. Tutti i velocisti sono lì, pronti in che rampa finale di lancio. È sempre una tensione altissima quella che ci fanno vivere questi atleti. Siamo ormai alla curva della Fontana, con Marco Velo che cercherà di pilotare Alessandro Petacchi. C'è anche Ondo, c'è Trenta in seconda posizione. Sacchi con Tom Bonen, che verrà aiutato anche da Paolo Bettini. 400 metri dal traguardo, è una sfida colossale tra i migliori velocisti del mondo. Ancora 250 metri prima del finale.
c'è Petacchi e se vuole vincere questo è il momento di volare per Alessandro Petacchi lungo le transenne e vince Petacchi questa Sanremo, una volata fantastica, ha dato due biciclette a tutti Alessandro Petacchi, un'azione formidabile da parte della squadra e lui che quest'anno voleva farcela e ha vinto in maniera autorevole, è stato un due grande biciclette di vantaggio, è stato un grande perché Guido Trenti quando si è accorto di avere Petacchi a ruota si è spostato, nonostante ciò Petacchi ha atteso gli ultimi 200 metri, poi è partito sulla sinistra e non c'è stato niente da fare, era il favorito e ha battuto tutti quanti e si libera in un urlo liberatorio Alessandro Petacchi, c'è già accanto a lui la nostra Alessandra. Fanno te Alessandra, il giorno più bello della mia vita, secondo è il secondo perché il primo penso che sarà il giorno dopo il giro quando sposerò Chiara in chiesa. È una dichiarazione bellissima, ha detto è il secondo giorno più bello della mia vita perché il primo sarà quando sposerò Chiara in chiesa. E sta piangendo Alessandro e si abbraccia con i compagni. C'è sua sorella qui. Facci vivere questi momenti Alessandra, perché questo ragazzo ha messo il sigillo a una carriera oggi. È tutto per te. Sei stato fortissimo. È stato grande Sacchi, è stato lui che l'ha pilotato negli ultimi chilometri. Un Fabio Sacchi che già alla Tirreno Adriatico aveva dimostrato di avere qualcosa in più rispetto agli altri compagni di squadra. Un Sacchi che ha fatto valere la propria classe, la propria esperienza al servizio del capitano. Se Nazareno Balani ci fa vedere quell'istante, ecco, guardate qui, 300 metri, Trenti si sposta, Petacchi non sa cosa fare, attende, guarda in faccia gli avversari, c'è Ondo, c'è Freire, ma Freire rimane chiuso, parte sulla sinistra Petacchi, non c'è niente da fare, c'è Ushov, c'è Ondo, ma lottano per il piazzamento, c'è anche O'Grady, ma guarda che roba. E Freire rimonta ma deve accontentarsi della quinta posizione. Signori, questo è veramente un momento bellissimo con papà Lucio. È un grande papà Petacchi. Piangono tutti su questo traguardo, è incredibile, è veramente una cosa incredibile, un piatto incredibile, una gioia, non riesce a far meglio. Ha vinto tappe al Giro d'Italia, tappe al Tour, tappe alla Vuelta, mancava una corsa monumento a Petacchi. Era nell'aria, guardate che roba, ha paura di essere rimontato, controlla gli avversari ma si accorge che il suo vantaggio è già di 2-3 metri. Vedete Gilbert dietro di lui, vedete O'Grady, Ondo, Ushov che non si vede in questo momento, ma la vittoria non può più sfuggirgli. Quinto Freire, quarto Gredi, terzo Ushov, secondo è Danilo Ondo della Gerolsteiner. Una mezza delusione per Freire, ha il tempo di girarsi e di sfogare tutta la propria gioia. Alessandro Petacchi, il velocista più forte in assoluto che il ciclismo internazionale ha offerto negli ultimi anni, e sì che lui non si sentiva un principe degli sprint, gliel'hanno fatto capire, in particolare Michele Bartoli. Ha sempre detto, io non sono un velocista, attenzione. Alessandra, a te. La prima cosa che ha detto è il secondo giorno più bello della mia vita, perché il primo sarà quando sposerò Chiara in chiesa. Chiara, venire, guarda, quando è felice lui io sono felice, sono... Se lo merita per tutto quello che ha fatto, per i sacrifici che ha fatto. Sono contenta. È stato un traguardo emozionante, piangevano tutti, dal primo all'ultimo compagno di squadra. Lo so, poi Alessandro è un ragazzo che dà sempre, cioè, dà tutto ai compagni per lo sport, per il ciclismo, quindi sono felicissima per tutto, veramente. È arrivato e mi ha detto, sei tutta la mia vita, e io gli posso dire solo altrettanto. Grazie, grazie a Chiara. Ci è arrivato adesso l'ordine d'arrivo, ottavo Tom Bonen che non è riuscito a trovare il varco proprio negli ultimi metri, mentre Mario Cipollini evidentemente non ha avuto le forze all'ultimo chilometro, era lì Mario ma praticamente non ha disputato lo sprint. Rivediamo l'ultimo chilometro.
Petacchi non riesce ad organizzare il solito treno, c'è Sacchi, ma Trenti sta cercando di lanciare Tombonen. Freire è lì che sta cercando in tutte le maniere di conquistare la ruota di Alessandro Petacchi. Ultima curva, mancano 700 metri all'arrivo. Comunque, Davide, questi sono finali thrilling. Ma guarda, la... si sfiorano, si danno spallate, affrontano le curve ai, ecco, 50 all'ora. È qui dove vince la corsa Petacchi. Tra un po' c'è Sacchi, poi Trenti, poi c'è Petacchi e poi Oscar Freire, che però perderà la ruota di Alessandro Petacchi. Si sposta Sacchi, non ce la fa più. Trenti lancia la volata. Tra un po' vedremo, ecco, vediamo partire Guido Trenti. Guido Trenti della Quistè, compagno di squadra di Bonen, che vedete è al vento, sbagliato, è un errore. Scusate. Guido Tombonen in terza posizione. Poi quando Trenti c'è Bettini lì davanti. Sì, è intorno alla decima posizione. Vedete Bonen a ruota di Petacchi. Petacchi non parte, manca ancora troppo all'arrivo. Lascia venire allo scoperto gli avversari più pericolosi. Freire perde l'attimo fuggente perché? Perché mancano ancora troppi metri. Ma a guarda quel punto che progressione, parte ma guarda, Petacchi. Guarda cosa ha fatto Petacchi. Era affiancato a Ondo e gli ha dato praticamente due, tre biciclette nel volgere di 100 metri. L'abilità è stata che lui ha portato allo scoperto Freire e Bonen e poi è partito praticamente ad armi pare e alla fine non c'è stata gara, non c'è stata storia. A te Alessandra. Siamo con il commissario tecnico Franco Ballerini, devo dirti Auro in un attimo un po' più di calma perché credimi è stato veramente un traguardo a dir poco emozionante, trovarsi tutti questi ragazzi intorno che piangono e l'urlo soprattutto liberatorio di Petacchi. Sì, vedere la televisione, l'urlo diciamo del vincitore, ma in questo senso di Petacchi credo che trasmetta veramente emozioni forti, credo come altri vincitori per lui sia sicuramente la corsa che valorizza tutte le altre grandi vittorie che ha fatto, quindi un risultato aspettato ma meritato nella maniera più assoluta. E la domanda di rito te la dobbiamo fare, lanciato ancora di più verso il mondiale di Madrid che è tutto piatto e potrebbe essere il suo? Ma diciamo che non è tutto piatto il mondiale, però questa era sicuramente un'opportunità importante anche per avere la fiducia del gruppo e lui ha accolto la sfida e credo che oggi sicuramente abbia una considerazione maggiore di quella che era comunque grande prima, ecco. Grazie a Franco Ballerini, a voi Auro. Sono già in corso preparativi c'erano stati già ieri e l'altro ieri un quintale di fuochi d'artificio per accogliere Alessandro Petacchi nella sua La Spezia, in particolare un amico di Alessandro, un ristoratore, aprirà delle bottiglie strepitose e farà esplodere più di un quintale di fuochi d'artificio. Era un mese che si parlava di questa Sanremo. Vi svelo anche una cosa personale, credo si possa fare. Un mese fa esatto, il 19 di febbraio, mi è arrivato un messaggio da Petacchi al telefonino. Aveva appena vinto una tappa in Spagna, io gli scrissi, ma non è troppo presto per andare così forte. Lui mi ha risposto a tutta fino al prossimo 19, il giorno della Sanremo, e lui a tutta ci è andato. Ci è andato ed ha vinto, adesso staccherà un po', non era in previsione la partecipazione al Giro delle Fiandre, adesso staremo a vedere perché è anche il leader della speciale classifica Pro Tour, nel suo programma c'era la Gan Wevegen e poi Giro d'Italia, quest'anno lui non farà il Tour de France e preparerà il Mondiale. Nel 2002 Cipollini vinse Sanremo Mondiale, nel 2004 Freire ha vinto Sanremo Mondiale, Petacchi è a metà dell'opera. 40.870 la media generale, 7 ore 11 per coprire i 294 chilometri da Milano a Sanremo. Petacchi primo, Ondo secondo, terzo Uschovd, poi O'Grady, Freire, Gilbert, Marzoli e Bonen. Nono posto per Pellizzotti, decimo per Manuele Mori. Se si potesse nuovamente
proporre l'ultimo chilometro, cerchiamo di capire quello che invece non è funzionato nelle gambe di Mario Cipollini, perché era lì Re Leone. Cipollini non ce l'ha fatta, è rimasto chiuso. Ecco, ma probabilmente lì era intorno alla sesta, settima posizione, sì, ed era la penultima curva. Probabilmente lì si è accorto che non poteva più lottare per la vittoria e ha desistito. Ma vorrei tornare su quel momento importante. Petacchi aveva assolutamente bisogno di vincerla questa Sanremo, non ha sbagliato nulla e poteva sbagliare proprio ai 300 metri con Sacchi in prima posizione. Trenti che si accorge in questo momento che a ruota c'è Petacchi, poi Freire, poi c'è Tom Bonen e ci sono gli uomini della Gerolsteiner. Si sposta Fabio Sacchi, parte Guido Trenti. Vedete che Bonen cerca di andare a ruota di Trenti, ma non ce la fa, anzi rimane al vento e qui perde la chance di giocarsi la vittoria. Quando Trenti si accorge di avere Petacchi a ruota, si sposta. Petacchi affiancato a Danilo Ondo e lungo le transenne esplode tutta la propria potenza. Forse mi sono sbagliato. C'era Bettini, sì, Davide, mi era sono proprio il grillo. Clamorosamente sbagliato. Era Bettini, era... come pensavamo che fosse, esatto, Velo, invece il Leone l'ha fatto proprio, sì, Fabio Sacchi. Errore mio. Qui bisognava avere non solo esperienza ma soprattutto le gambe per pilotare i propri capitani, e le gambe migliori le avevano, parliamo di ruolo da aggregari, Paolo Bettini e Fabio Sacchi. Un Bonen che non ha trovato lo spazio proprio sul rettilineo in via Roma. A te Alessandra. Siamo con Anna Chiara, temperatura della mano pari a 12, freddissima. Allora, quasi invernata, non hai visto la volata, però Alessandro prima di salire sul podio è passato da te e ti ha detto qualcosa, ti possiamo chiedere cosa? Mi ha detto se lo sposo in chiesa. L'ha detto davanti a milioni di italiani. Ah, allora devo farlo ormai. Hai visto la volata? Prima bella. Hai detto non deve più dimostrare niente a nessuno. No, io penso che ora qualsiasi critica insomma sia fuori luogo. Cioè, tutti dicevano non tiene le lunghe distanze, cioè di pressioni ne ha avute tante. Io penso che ora, come ora, nessuno può negare che sia un grandissimo campione sotto tutti i punti di vista. Senti, qualcuno dice che l'emotività è un handicap, ma invece è così bello insomma vedere un ragazzo capace di emozionarsi e di far emozionare. Certo, no, sono sicura, perché un uomo che non si emoziona, non lo so, non mi fiderei di un uomo che non si emoziona, è un po' brutto, troppo freddo, invece ogni tanto una lacrima non è segno di poca virilità, anzi secondo me è segno di grande umanità. Grazie a voi Auro. Bene, grazie ad Alessandra De Stefano per queste testimonianze live, in diretta, inquadrata la moglie di Alessandro Petacchi e questo ragazzo che viene da Molicciara in provincia di La Spezia, ha coronato il proprio sogno. Da anni diceva per un Ligure il massimo è vincere la Milano-Sanremo, l'anno scorso la perse malamente, si presentò benissimo sul rettilineo conclusivo e poi non ebbe le forze per completare l'opera. È dimagrito 3 kg quest'inverno grazie anche alla dieta che gli ha preparato il dottor Gianmattei della Fassa Bortolo, si è allenato tantissimo, ha rinunciato alle vacanze e ha cominciato a vincere. Da 40 giorni Petacchi è sugli scudi, la prima vittoria ad Onoratico nel Gran Premio Costa degli Etruschi e la 12ª stagionale qui in via Roma a Sanremo. Per lui davvero è l'obiettivo della vita. Il prossimo sarà il campionato del mondo, adatto ai velocisti, in quel di Madrid. Campionato del mondo che ci sarà l'ultima domenica di settembre. Con queste immagini di Alessandro Petacchi sul podio noi vi ringraziamo per l'attenzione, ma vi diamo appuntamento a intorno alle 16.25 per uno alle 17.25, scusate, per lo speciale su questa classicissima curato da Mario Mattioli. Grazie ancora per l'attenzione, oggi un Petacchi davvero super. Ma soprattutto l'applauso di Sanremo, vincitore e nuovo leader dello 6 Pro Tour, Alessandro Petacchi.